molto contenti di presentare questo libro oggi alla Svimez, un libro importante e soprattutto un libro che arriva al momento giusto, un libro che ci pone un interrogativo che è quello dell'Italia del futuro. Come si può ricostruire quel legame solidaristico, addirittura sentimentale, tra parte settentrionale e parte meridionale del paese nei prossimi anni? Questo clima c'era, come dimostra Sbrana, sino all'inizio degli anni 70 e poi si è perso. Ecco, la sfida che questo libro propone è proprio quella di ricostruire questo clima unitario, che a ben guardare è l'unico con il quale veramente l'Italia può guardarsi in una dimensione europea, che è quella del mezzogiorno d'Europa di cui parlavano anni fa i nostri padri meridionalisti. Questo libro ricostruisce la storia dei rapporti tra nord e sud negli ultimi 50 anni, a partire da una domanda fondamentale: perché quel mezzogiorno, che era stato decisivo per le sorti del paese, per la politica economica, per tutto quello che ha riguardato la storia d'Italia, all'inizio degli anni 90 ha perso questa centralità senza che i problemi del sud fossero stati risolti? E quello che emerge è che noi negli ultimi anni abbiamo vissuto un nuovo orientamento, quello legato alla cosiddetta questione settentrionale, politiche orientate da questa visione, ma che non hanno dato dei risultati soddisfacenti. Allora oggi c'è la sfida per tutti noi, per il nostro paese, di ricostruire una visione condivisa su tutto il paese, con politiche di coesione che sono importanti non solo in termini di equità, ma per rilanciare il paese tutto. Il PNRR è una grande sfida e sarà importante portare a casa il risultato, perché questo potrebbe cambiare il nostro futuro. E per fare questo, più che tornare al centro, ci dovrebbe essere un po' di ingegneri, di politici avveduti, che si domandano: ma cosa può far scattare la reazione a catena per rimettere l'Italia all'interno dell'Europa con il suo ruolo? La reazione a catena non può che scattare dalle parti che si stanno desertificando e che sono al contempo strategico proprio per rispondere alle esigenze dell'Europa. Quando io dico che il Sud deve essere la Rotterdam del Sud dell'Europa, dico una cosa molto semplice: fate i porti, fate la logistica, fate le vie del mare e da solo il sistema si comincerà a rivitalizzarsi. Anche il nord ritroverà il suo mercato interno. Questo è un po' il tema, è la logica, la grammatica dello sviluppo che sembra che nessuno sappia più.